Secondo il report della Camera di Commercio, nella provincia di Forlì Cesena vivono 390.868 persone. Di queste, l'82% sono residenti in pianura, il 15% in collina e solo il 3,3% in montagna. I comuni montani sono quelli ovviamente che hanno la densità per abitante minore, ma anche quelli che hanno un reddito medio più basso. Li troviamo sui due comuni appenninici, mentre i redditi maggiori medi si concentrano nei capoluoghi, quindi Forlì e Cesena. Questo mi fa fare alcune brevi considerazioni. No, il tema dello spopolamento della montagna è un qualcosa che si discute da vari decenni. È cominciato dopo la prima guerra mondiale. Nella seconda guerra mondiale ha avuto la sua punta più forte, quindi dopo il 45 fino alla fine degli anni 60, quando la montagna si è quasi completamente spopolata. E quali prospettive per il futuro? Se ne parla spesso e tanto. Secondo me è necessario avere una visione su cosa saranno questi territori, ora sono San Piero in Bagno, fra 50 anni. Perché se guardiamo come modello a come erano 50 anni fa, 50 anni fa era il periodo in cui è avvenuto lo spopolamento, quindi significa che già 50 anni fa quel modello non era più funzionante. Bisognerà avere un'ottima chiave di lettura per le prospettive future, capire come le persone potranno tornare ad abitare in montagna, con quali tipologie di lavoro, con quali prospettive? Perché non è solamente un tema del lavoro, no? La montagna fornisce in particolare ambiente, una grande qualità ambientale e una qualità di vita data dalla salubrità dell'ambiente sicuramente superiore ad altre zone. Però ci sono anche delle problematiche, insomma, i servizi ovviamente sono meno, c'è il tema sanitario, degli ospedali, delle prestazioni specialistiche che spesso si deve andare a fare nelle città, c'è il tema della scuola, perché poi le scuole superiori, a parte da alcuni casi come a Bagno di Romagna, c'è il liceo scientifico, però generalmente i ragazzi si devono spostare verso la città. Insomma, sono tematiche importanti, però bisognerà capire come sarà possibile, se sarà possibile, questo è il grande tema, riportare le persone, o se non riportare, perlomeno mantenere quelle che ora ci abitano e, come ho detto, sono circa il 3,3% del totale della provincia di Forlì Cesena, ecco, cercare di capire come si potrà avere un futuro di vita in questi territori. Un saluto da San Piero in Bagno.